Sulle scene dell'eccellenza registica continua la campagna acquisti di Filmaster con l'ingresso in scuderia di Tony Kaye, un artista poliedrico che si è affermato sulla scena cinematografica e pubblicitaria internazionale. Ne parliamo con Lorenzo Cefis e Karin Bartoletti, partner ed executive producer Filmaster. Come può sposarsi un approccio, un'impronta provocatoria e comunque dai toni di denuncia tipica del prodotto filmico di Tony Kaye con quella che è la committenza italiana nel mercato pubblicitario nostro? Tony Kaye, non dimentichiamoci che oltre ad essere un regista che in questo momento presenta il suo lungometraggio, in realtà è un regista che negli anni d'oro ha fatto alcuni dei film più importanti della storia della pubblicità, non peraltro è uno dei registi che ha vinto più premi a Cannes, quindi da quel punto di vista la sua professionalità come regista non preoccupa né noi né lui, che ha deciso di legarsi a noi in questo viaggio insieme. Per quanto riguarda il suo modo di essere eclettico e la sua poliedricità, devo dire che è solo un fattore positivo per quello che può essere una campagna o uno spot o un progetto per un cliente che può o vuole avere un punto di vista molto forte una ricerca creativa che venga da molteplici punti di vista, visto che lui non è solo un regista ma è anche un artista, un musicista, come avete visto prima. Questo è vero, ho usato la parola provocazione, è vero che c'è un po' di provocazione in questo, ma c'è anche la volontà di comunque essere sempre all'avanguardia nella possibilità di scelta che possiamo dare, no? O nella forza registica che possiamo permetterci per i nostri clienti. Quindi da quel punto di vista comunque rientra dentro il fascicolo, no? del roster che noi stiamo tentando di creare. Certo. Dunque Lorenzo, tu hai già lavorato con Tony Kaye e quindi conosci abbastanza bene il suo modus operandi. Quando avete deciso di introdurlo nella vostra rosa di registi, dei registi Filmaster, avevate già in cantiere qualcosa? Avete già dei prospect su cui poter lavorare? Sì, abbiamo già partecipato a una gara e adesso abbiamo un progetto esecutivo con lui che gireremo a Settimana Ventura nella nostra nuova sede madrilena. E devo dire che è un grandissimo onore il fatto che ci abbia voluto seguire, è una prova tangibile della relazione che comunque sono riuscito a costruire negli anni e sono felice che abbia rinnovato la fiducia e che adesso faccia parte del roster dei registi Filmaster, perché sono convinto che comunque avere un regista di questo calibro sia significativo per Filmaster, vuol dire ricerca, vuol dire qualità e vuol dire anche, come ha detto Karim, avere un regista che comunque offre un punto di vista che è assolutamente differente da quelli con cui normalmente lavoriamo. Vuol dire gestire un puro sangue con le difficoltà del caso e ci vogliono clienti aperti a sentire delle campane nuove. E chissà che magari da questo ne uscirà anche qualche prodotto per le prossime edizioni del Festival di Cannes. A quella di quest'anno tu parteciperai in qualità di giurato per la categoria Film Craft. Chi meglio di te può giudicare? Stai dicendo che stiamo costruendo per il futuro. Sì, potrebbe anche essere. Perché quest'anno tu pensi che... Di magra. Devo dire che sono il giurato della sezione Craft, quindi la sezione che in teoria dovrebbe giudicare il crafting di uno spot. Per quanto mi riguarda, trovo che nel fare il riassunto dell'anno precedente, no? Come si fa quando si arriva a questo periodo nei 15 giorni prima di Cannes, in realtà è molto difficile trovare un progetto che da un punto di vista di crafting, quindi regia, migliori effetti speciali, miglior cinematography, best use of music, quelle cose lì, nel panorama italiano possa essere nei picchi, no, di quest'anno. La vera verità è che succede come succede di solito, che a Cannes ci si arriva con il lamento, quello classico italiano, e poi quasi sempre, per fortuna, c'è sempre una sorpresa. Esempio perfetto era Qualtis, quando abbiamo vinto a Qualtis, o Flora per altre ragioni e così via. Quindi speriamo, come sempre, con le dita incrociate, col fattore, qualcuno l'ha chiamato fattore C, col fattore C sveglio, no? Quindi va bene, incrociamo le dita anche per quest'anno. Ringraziamo Lorenzo Cefis e Karin Bartoletti per ADV Express TV, Maria Ferrucci. Grazie a te.